Dopo la mazzata del Covid, ora il territorio bresciano fa i conti col maltempo, conti salati a causa dei numerosi interventi che si sono resi necessari. Per far fronte alla nuova emergenza, l'assessore comunale al bilancio Fabio Capra ha annunciato lo stanziamento immediato di 150.000 euro e già domani sarà possibile disporre una variazione di bilancio per reperire nuove risorse. Dicevo innanzitutto, mi lasci dire che è un anno terribile questo, perché tra Covid e quant'altro ci mancano ancora le cavallette, poi abbiamo raggiunto il massimo. Abbiamo esaurito il fondo di riserva a causa del Covid. Sono rimasti 150.000 euro che ho messo subito a disposizione del settore verde per la rimozione di alberi e ramaglie e per le strade. La città è stata ripulita. Evidentemente, i danni subiti non sono solo di questa cifra, per cui domani riporto il fondo di riserva alla quota iniziale di gennaio, vale a dire 1.350.000, così che i vari settori possano avere le risorse che servono per uscire da questa nuova emergenza climatica. Non le posso dare una stima dei danni perché non sono ancora stati quantificati. Le posso dire solo che quella dell'anno scorso, uno stesso evento di questa portata, ci costò quasi 1 milione di euro. Siamo stati, non dico fortunati, ma preveggenti all'inizio dell'anno quando ci siamo dotati del bilancio preventivo fin dal 10 di febbraio. Quindi abbiamo resistito all'urto del coronavirus, asciugando il fondo di riserva. E adesso ci è capitato addosso questa emergenza climatica. Uomini, donne, risorse umane e risorse economiche le abbiamo messe tutte in campo per rimuovere tutti i disagi.